Ciao a tutti e benvenuti nella mia cucina. Oggi prepareremo dei ravioli con il cavolo nero, la ricotta e i pinoli. Adesso vado a elencarvi gli ingredienti. Qui abbiamo 200 g di farina 00, 3 uova che servono per l'impasto. Poi per il ripieno invece abbiamo della ricotta, dei pinoli, del sale, del pecorino e poi per condire i ravioli abbiamo della salvia e del burro. Adesso intanto andiamo a preparare il cavolo nero. Lo facciamo in questo modo qua. Perché questo deve venire via perché è quello più duro. In una pentola mettiamo il cestello e facciamo il cavolo nero a vapore. Mettiamo all'interno, copriamo e lasciamo cucinare. Intanto che il cavolo nero si cucina, prepariamo la pasta. Versiamo nella planetaria la farina, 3 uova, un pizzico di sale, impastiamo. Ottenuto il nostro impasto, lo mettiamo nella pellicola e lo lasciamo riposare per 30 minuti. Una volta cotto il nostro cavolo nero, lo scoliamo. Ecco, cotto a vapore va bene perché è bello asciutto, non c'è bisogno di non tira fuori l'acqua. Adesso prepariamo la farcia per i nostri ravioli. Mettiamo il cavolo nero. I pinoli sono già stati tostati. Il formaggio. E un pizzico di sale. E lasciamo frullare. Questa è la nostra farcia che abbiamo ottenuto, adesso la verso in una ciotola. Una volta che l'impasto è riposato, lo prendiamo. Lo tagliamo spolveriamo un attimo di farina. Adesso prepariamo la nostra sfoglia per i ravioli. Passiamo la pasta ai rulli.
pasta dentro una sac à poche. Adesso vado a fare dei mucchiettini sulla pasta, distanziandoli. Pennello i bordi di acqua. Dopo mettiamo l'impasto. I nostri ravioli sono pronti. Io questi li condisco semplicemente con un po' di burro e salvia. Poi volevo darvi un consiglio: se li volete fare in anticipo oppure ne avete avanzati, li mettete su un vassoio e li congelate. Poi, una volta congelati, li mettete dentro le buste. Questo è tutto, io vi saluto e vi do appuntamento alla prossima ricetta e mi raccomando, iscrivetevi. Ciao a tutti! Thank you.